Dark, il più paziente, accetta di buon grado che i bambini salgono su di lui senza neanche la sella. Il suo compagno invece si fa accarezzare. Siamo in una masseria nel territorio di Sant'Eramo, dove il Gal, terre di Murgia, ha organizzato uno dei suoi weekend alla scoperta dell'entroterra, un'alternativa al solito fine settimana al mare. La nostra, come territorio dell'Alta Murgia, è una sfida che stiamo accogliendo ormai, questo è il terzo anno di Itinera Murgia, e iniziamo a raccogliere i primi risultati, perché non vi nascondo, quest'anno gli indicatori che stiamo raccogliendo come numeri, come presenze, ci danno un sensibile aumento rispetto all'anno precedente, e la cosa più importante è che inizia il vero e proprio coinvolgimento dell'area metropolitana. Genitori e bambini girano tra i box dei cavalli che più tardi si esibiranno in uno spettacolo di arte equestre. A Sant'Eramo sono arrivati cavallerizzi spagnoli e del nord Italia per far rivivere le scene che da queste parti sono legate alla memoria di Federico II. Siamo partiti a fine aprile, abbiamo aperto la stagione con Federicus e la concludiamo il 6 settembre con la Notte dei Claustri. Oggi siamo ospiti a Masseria Grottillo, il weekend è dedicato appunto al Murgese, al nostro cavallo di razza. Poco più in là ci sono due asini e i loro puledri di 2 e 4 mesi. Ovviamente si tratta di asini di Martina Franca, allevati a qualche centinaia di metri di distanza. Per i più piccoli un altro divertimento, per i loro genitori un modo per riscoprire un territorio ricco non solo di prodotti locali, ma anche di scenari e attrazioni. L'anno scorso la manifestazione fu organizzata nel campo sportivo di Sant'Eramo, questa volta il Gal ha scelto una masseria per permettere alle famiglie di respirare sino in fondo l'aria della vera Murgia. Quest'anno abbiamo voluto farla in azienda proprio per portare la gente sul territorio della Murgia, per far conoscere realmente quello che è il nostro territorio e i cavalli murgesi in particolare, che sono cavalli particolari che magari si pensava che erano cavalli soltanto da lavoro, invece sono anche cavalli che possono fare altro.